Ciao, sono qui per l'aggiornamento sulla querela della multa del Casso. Questa mattina sono andato alle poste a ritirare una raccomandata con ricevuta di ritorno che, aprendola, ho visto la risposta che il prefetto dà al mio primo ricorso riferito alla prima multa, che vado a leggere stavolta con gli occhiali per... Allora, protocollo numero 373/2017. Visto il verbale di contestazione e accertamento della violazione redatto dalla Polizia Municipale di Ravenna in data 6/02/2017, relativo alla violazione di cui all'articolo 725 del Codice Penale e redatto a carico del signor Montelli Francesco, nato a Ravenna il 15/03/1954 e ivi residente in via UPC numero 4. P316, titolare del locale denominato La Davida, per avervi esposto nella vetrina alla pubblica vista oggetti che offendevano la pubblica decenza. Nello specifico, riproduzione dell'organo sessuale maschile eretto e statuette riproducenti copie di in atteggiamenti amorosi copulativi. Visto il ricorso in cui il signor Montelli Francesco eccepisse che, due punti, non ha commesso alcuna infrazione in quanto non ritiene di aver offeso la pubblica decenza, poiché le opere realizzate sono espressione d'arte e, in quanto tali, non in grado di offendere la sensibilità dei cittadini, punto e virgola, non si sarebbe integrata la violazione dell'articolo 725 del Codice Penale, poiché la semplice esposizione di oggetti trasgressivi non è sufficiente, essendo necessario che tale azione si accompagni a comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, punto e virgola. Viste le controdeduzioni formulate dall'organo accertatore, ritenuto che non possono condividersi le eccezioni sollevate dal ricorrente, poiché gli oggetti d'arte, seppur liberi nelle loro forme, vanno comunque esposti in luoghi tali da consentire l'accesso solo a coloro che coscientemente intendono farlo e che la pubblica esposizione in una vetrina mette in condizione chiunque di prenderne visione indipendentemente dalla volontà di farlo, come succede nelle pubblicità di autostrade e facsimili, più o meno. Lì nessuno si scandalizza per la pubblica decenza urtata. Un'opera d'arte di per sé, un'opera d'arte non è di per sé in quanto tale inidonea a offendere interessi giuridici tutelati dall'ordinamento, punto virgola. La Corte Costituzionale infine chiarisce in una sentenza risalente, ma che afferma un principio mai smentito, che un'opera d'arte non è slegata da vincoli e restrizioni e che la libertà di pensiero non giustifica l'assoluta arbitrarietà dell'arte, che incontra i suoi limiti nel rispetto di diritti altrui e quindi nella tutela dei minori, che non hanno la necessaria maturità per comprendere il significato di alcune immagini, e noi continuiamo a non darglielo questo significato, si preferisse questo, no? Gli oggetti rappresentati, tenuto conto delle modalità di esposizione, hanno leso il bene giuridico tutelato nella norma. Punto. Considerata pertanto che sussiste la violazione amministrativa, sussiste, in Italia non è vero che non sussiste niente, questa cosa sussiste. Considerato che nella fattispecie la sanzione pecuniaria prevista nella misura di euro 103 ad euro 619 per la violazione di cui all'articolo 725 del Codice Penale a forma di pene debba essere fissata ad euro 206,00, pari al doppio del minimo. Visto l'articolo 725 Codice Penale, vista la legge 689/81, ordina e ingiunge al signor Montelli Francesco Moa, sopra generalizzato, di pagare quale sanzione per l'infrazione di cui sopra la somma complessiva di euro 211,32, comprensiva di euro 5,32 centesimi, hanno un'esattezza confortante.
32 centesimi. Per spese di notifica nel termine di 30 giorni della notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi, presso un qualsiasi concessionario addetto alla riscossione dei tributi, banca o agenzia postale all'intero territorio nazionale tramite modello F30 che si allega come facsimile. Avvenuto pagamento una copia del modello, eccetera, poi alla fine mi dice: contro la presente ordinanza e ingiunzione può essere proposta opposizione davanti al giudice di pace territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Da questo giudice di pace io ci andrò, questo è sicuro. Ma prima di entrare nei particolari, non so neanche se ci entreremo, volevo fare un altro tipo di riflessione dopo la risposta del prefetto, della prefettura, no? al primo verbale. Ho notato una cosa: la data di quando è stato emesso questo verdetto è del 28 novembre. La data di avvio per la seconda multa è del 30 novembre, due giorni dopo. Io ho saputo di questo verbale il 5 di dicembre, perché ero assente, ero a Barcellona. E di questa, diciamo, risposta al primo ricorso l'ho saputo stamattina, il 12 dicembre. Loro però, i vigili, lo sapevano, erano già pronti. Perché mi domando, perché non sono venuti due giorni prima, no? Perché loro pensano di avere in mano la sentenza che mi costringa a pagare. Allora, io qui mi trovo a un bivio nella mia vita. Perché pagare la multa, no? Se io la vedessi anche solo come una campagna pubblicitaria sul lavoro che sto facendo, sarei di molto in vantaggio economicamente. Sarebbe una campagna costata veramente molto poco con il massimo della resa. Per cui se la vedessi in quell'ottica lì, pagherei e basta. Ma siccome la mia testimonianza artistica non è una testimonianza artistica perché vuole essere commerciale e basta. Il commerciale è importante, ma non è la base, non è il top. Il top di questa mia espressione artistica è una comunicazione che viene data, che viene creata, che viene raccontata. Ed è la ragione per cui io mi ritrovo in questo bivio a fare una scelta cosciente, consapevole di quello che può comportare, anche nella sua complicatezza, perché mi rendo conto di essere un piccolo David, no? Di fronte al potere Golia che mi viene a dire: tu non puoi fare quello che vuoi, tu non puoi dire quello che è bello per te, tu non puoi raccontare le cose per come ti vengono dal tuo cuore, ma le devi raccontare secondo i permessi che noi ti diamo di farlo. E qui mi si chiama una lotta. E io ho creduto, sperato fino a questo momento, da quando è venuto fuori il responso del prefetto, che la cosa si mantenesse a un livello comunque giocoso, tipo: dai, abbiamo capito che abbiamo fatto un errore, no? Perché il classico cittadino anonimo che segnala ripetutamente, che evidentemente ha influenza su chi decide chi deve essere multato o meno, ha mosso la macchina sonnolenta della cosa e sono venuti a farmi una multa. Ma il guaio è che, per loro e per me, ma però per me non lo considero un guaio, perché se è una strada che devo passare, la passerò. Sarà forse il prezzo giusto da pagare per la notorietà che si è creata grazie al cazzo sul lavoro che faccio io, che nessuno vede ancora. Sono tutti fermi al cazzo, no? E voi con queste multe del cazzo non fate altro che tenerli lì, no? A non capirlo, lì, ma a non capirlo, a guardarlo in maniera guardinga, come se ognuno di noi fosse un piccolo poliziotto di Matrix che, se vede qualcosa che non va bene, segnala subito all'autorità. E non ti accorgi che quella cosa che tu vedi, no? Che la cosa che tu vedi, il segnale di vita che ti dà, è un segnale che tu stai aspettando
da sempre nella tua vita. E invece di abbracciarlo, invece di accoglierlo, come vuole il buon senso della natura, che è prodotto del creatore, lo delimiti, lo contorni, lo imprigioni e gli impedisci di darti tutta l'energia, tutta la gioia, tutto il potere di comprendere, di crescere, di cui hai bisogno nella vita e che non trovi mai seguendo le carotine del successo che ci vengono sbandierate davanti agli occhi per il quale diamo il sangue pur di raggiungere, e quando le raggiungi ti accorgi che era cartapesta. Dietro non c'era niente, perché è tutto dentro di noi. E io, artista del cazzo, vengo a comunicare questa cosa qui. Io uso il cazzo come la chiave per entrare dentro di me e vivermi la mia vita, sessualità compresa, perché non posso scinderle. Se le separo io muoio. Quando la sensualità, il desiderio dell'essere soddisfatto, del bello, cessa nella mia vita, rimane un corpo morto. E allora io voglio essere libero, perché la natura mi ha creato libero nell'esplorare e scoprire la meraviglia del racconto di Dio, che ha le sue leggi perfette, incontestabili, e al quale se aderisci non puoi pentirtene mai nella tua vita. E io, nella mia piccola vita, sto facendo questo. Il progetto della Davida io l'ho messo nelle mani di Dio tanti anni fa, coscientemente. Quando mi sono reso conto di cosa stava succedendo, mi sono detto: Dio, questo progetto è nelle tue mani, perché a me schiaccerebbe tenermi il peso sulle spalle e sulla mia psiche e sulla mia cultura, che è niente. Io sono un semianalfabeta culturalmente riconosciuto dalla società, e va bene, ma sono rimasto vergine in quel selvaggio che ha risuonato liberamente con quelle cose vere e belle, sia di immagini che di esperienze, e alla fine, a questo momento, la mia vita è una vita di successo. Io sono una persona che ha raggiunto il successo, quello vero, che non mi viene portato via da nessuno perché è dentro di me ed è pieno di forza e di protezione. Per cui, e qui chiudo il video, siccome io questo progetto l'ho messo nelle mani di Dio e continuerò a farlo il più possibile, no? Spendendo quello di mio che deve e voglio che venga speso in questo progetto, e anche quella direzione, no? Quella regia che finora ho visto che ha accompagnato il mio progetto e che adesso mi porta in questo match dove mi ritrovo David di fronte al potere Golia, che vuole dirmi, vuole rompermi il cazzo, no? E io l'unica forza che ho è quel sasso che ho nel mio cuore, che devo scagliare solo quando il mio cuore è messo in pericolo. E chi guiderà quella mano sarà il mio Dio interiore. Non so ora quando sarà e come sarà. So che io devo stare attento, pronto e fare i passi. E scaglierò quel sasso contro questo Golia, e se questo Golia non morirà, il patacca, l'artista del cazzo che è in me, ci morirà sotto. Oppure se avviene il contrario, l'ennesima dimostrazione che ho fatto bene a mettere la mia vita nelle mani del mio Dio tanti anni fa, perché mi ha portato in setti irrazionali a essere qui e a vivere il sogno che io sognavo di vivere da bambino, che ora è realtà, non sono chiacchiere. E mi ritrovo a fare questi percorsi con questi problemi che vengono davanti, e di nuovo io ho la possibilità di credere nell'illusione che questo lupo cattivo sia più forte del tuo Dio interiore, perché se lo credi sarà così. Io non lo credo, io so che quel Golia che mi si è messo di fronte non si rende neanche conto di quello che sta facendo. E so che come me anche lui è nelle mani del creatore, e io lascio fare tutto quanto a lui. Ma questa muta del cazzo si dimostra di una profondità che io all'inizio non pensavo che
avesse, ma è giusto che ce l'abbia, perché dietro questa multa del cazzo io ci sento una volontà di venire a punirmi, a dirmi no, tu non passi con la tua comunicazione, di dire sulla testa, dignità di essere umano, stai su, non vergognarti di te, che non vuol dire fai tutte le bestialità che in questo momento la repressione ti fa passare per la tempesta peggiore che è qui, no? La guerra peggiore avviene sempre qui, dentro la testa di un essere umano, poi si manifesta fisicamente nel territorio perché altre persone accettano il pensiero di uno che fa in modo di manipolarti in modo che tu dica sì, ok. Per me singolo è un vantaggio. Per cui questa è la sorpresa del 12 dicembre. Due giorni fa il mio sostenitore, il mio sostenitore interiore, ha compiuto 60 anni e io sono molto contento di aver speso un bel blocco della mia vita avendo a che fare con lui. I miei ricordi sono ricordi che hanno un senso, ma soprattutto quello che esiste in ogni presente che io mi vivo in compagnia di me stesso. Grazie ai consigli, ai suggerimenti, alle indicazioni che mi dà il mio maestro, l'unico che in questo mondo io posso chiamare maestro è lui. Non chiamerò mai maestro Carpeoro, per intenderci, no? Per quanto rispetto abbia e ammirazione, ma maestro no. Per me maestro significa una cosa precisa. Ok, la moto del cazzo è così. C'è la volontà di farmi del male, perché mi sembra che devo finire questa cosa, c'è la volontà di farmi del male. Allora a questo punto, siccome si sono resi conto che, io mi sono reso conto che loro non la mucchiano così, no? Vogliono fare una figura di merda, la vogliono fare. Pensano di no, ma la stanno già facendo, ma la faranno. Io glielo ho detto nel primo ricorso, rischiate di darmi la patente di artista, no? Me la state dando e io la prendo a questo punto. L'artista si oppone alle cose insulse, anche se te le propone il potere, soprattutto se le propone il potere. Poi quando sono così proprio... che non te ne... A voi non ne frega un cazzo del peneretto, voi volete qualcuno che stia giù con la testa. Io non ci sto giù con la testa. Oppure, posso anche starci giù con la testa, ma è col cuore che io non sto giù. E siccome in casa mia comando il mio cuore, sono cazzi. Magari miei, amari, ma sono cazzi. Io li combatto fino alla fine. Non passerete, con il mio, non avrete il mio sì. Non lo avrete il mio sì, perché non lo meritate. Voi non meritate la mia stima, perché quello che mi rispondete non è umano. Non è un, voi no, io vi ho fatto un ricorso con una comunicazione umana, voi mi avete risposto in maniera disumana, con la burocrazia che vi scorre nelle vene. Questa è la cosa tossica dell'umanità, di cui voi non vi rendete conto. E vi augurate di avere il sopravvento su chi vi può salvare, perché il lavoro che sto facendo salverà anche voi, che ora mi venite a punire dicendomi mi fai del male. No, io ti vengo veramente a vaccinare contro la cosa che ti fa soffrire. Anche a te, prefetto, che hai una vita sicuramente non soddisfacente, se non avresti risposto così. Non avresti risposto così. Non c'entra le cose che sai e quanto sai applicare bene la legge. Umanamente tu sei assente, ingiustificato. E non è più ammissibile essere assenti ingiustificati in questo momento storico. Gli assenti ingiustificati non sono ammessi e io questo reato non lo compio. Io sono presente e faccio quello che posso. E poi sono cazzi del mio Dio. Sono cazzi suoi. All right.